maggio a tutti voi, la prima domenica di maggio non poteva che essere in compagnia, ma di chi? Del nostro angelo Di Masso! Buongiorno, allora, buongiorno a tutti, no? Maggio, allora, ti racconto prima questa cosa. Un attimo. Una volta ero con un signore e dico, però che bello il mese di maggio, il mese delle rose, e mi rispose un altro, e degli asini. Ma come mai? Perché dei lavoratori? Non lo so, non ti saprei rispondere su questo. Io sono nato a maggio, per me è un mese bellissimo. Perché comunque dove le giornate sono lunghissime, cioè inizi la mattina presto alle 5, è già quasi giorno. La sera alle 9, no? Non è. Sì, incomincia, cioè diventa buio, però sono quelle giornate belle con maggio e giugno che se vuoi andare al mare le giornate sono lunghissime e ti puoi godere. E poi qui a Scanno l'aria diventa più mite, no? Sì, poi quando puoi andare a fare una passeggiata. Io ti devo dire, qualche volta ho fatto il bagno al lago anche a maggio. Addirittura? Sì, è un po' fredda l'acqua, non proprio, però dipende sempre da come è il periodo, perché a volte capitano nel mese di maggio che è molto molto caldo, anche se non è ancora iniziata l'estate, però c'è il preludio, poi arrivare... Ma quante cose... Quante cose meravigliose ci offre l'Abruzzo in tutte le sue stagioni. Pensiamo a Scanno, per esempio, siamo qui in questo borgo meraviglioso, d'inverno c'è la neve e quindi tutto ciò che si connette, no? Alla neve, alla montagna, ed estate abbiamo questo lago meraviglioso, questo verde, questa possibilità di fare passeggiate. L'Abruzzo è così, mare, montagna, campagna, una regione meravigliosa, stupenda, ancora tutta da scoprire, soprattutto, io direi, per noi abruzzesi. Sì. Ma veniamo alla ricetta di oggi, allora, che è una ricetta semplice, versatile, che si può utilizzare in tantissimi modi. Comunque è la base di quello che comunque è la pasticceria. La crema pasticcera è la base di tutto, sia per fare un gelato, sia per fare una crema inglese, sia per fare una mousse, un semifreddo, una bavarese, quello che volete, ma partiamo sempre dalla base. Allora, che è una crema pasticcera. Qui è una crema pasticcera al cioccolato, che sembra semplice come comunque procedimento di struttura e di lavorazione. Io amo fare una ganache con il cioccolato, cioè sciogliere il cioccolato nel cacao, perché la micropercezione che noi abbiamo del cacao in bocca messo direttamente non si scioglie completamente. Invece così, facendo questa ganache, sciogliendo il cioccolato e il cacao con un po' di latte caldo, diventa molto più setosa in bocca e ha un gusto molto più accentuato di cacao che di cioccolato, se messo tutto nell'insieme. Il procedimento è, per quanto riguarda quello che faccio io, metto lo zucchero, no? Ve lo faccio vedere direttamente, lo zucchero con l'amido in questa maniera, gli do una girata. Ok, poi prendo un po' di latte già caldo. Bollente o caldo? Bollente. E si incomincia a fare una crema. Perché faccio? Perché l'amido insieme allo zucchero si sciolgono meglio. Ah, ok, guarda, è la prima volta maniera. Che vedo fare una crema in questo modo. Sì, e dopodiché, allora, il grasso si scioglierebbe comunque. Latte intero, io, giusto? Latte intero, sì, fresco. Beh, io qua devo citare un'aziendina di Scanno che mi porta il latte freschissimo e quindi di conseguenza appena munto porta il latte. La quindi la crema pasticcera ha un sapore sicuramente diverso. Si usa la vaniglia Tahiti, ma in questo caso ne abbiamo messo la cannella, mettiamo il tuorlo. Ah, quindi subito dopo il tuorlo. Subito dopo il tuorlo. Ovviamente ricordo ai nostri telespettatori che la ricetta con gli ingredienti precisi, le rispettive dosi, la trovano a fine puntata, dove c'è tutto il riepilogo, e se rivedete le nostre puntate su YouTube potete screenshottare e tenerla da parte. Perfetto, poi aggiungiamo il restante latte, una parte ce lo teniamo, dove andiamo a versare il cioccolato, tutto il cacao,
Qui ovviamente è tutto maniera. Pesato. Quindi. Tutto pesato, sì sì, come abbiamo già detto. E il sale. Quindi abbiamo messo cannella e sale anche. Sì, se non abbiamo un mini pinner, facciamo questo movimento. Ma dai! Quindi se a casa abbiamo il mini pinner possiamo tranquillamente farlo utilizzando quell'attrezzo, altrimenti il nostro angelo ci fa vedere che anche a mano si ottengono gli stessi risultati. Perfetto. Poniamo sul fuoco dolce la crema, dopodiché a ebollizione quasi versiamo il cioccolato con la ganache, un altro minutino e la crema è finita. Lo vediamo perché si addensa, giusto? Si addensa, 82 gradi, massimo 85, dopodiché quando la crema è portata in ebollizione gli diamo una frustata, prendiamo un contenitore d'acciaio, mettiamo la crema, pellicola a contatto, non che si fermino comunque delle bolle, perché sennò fa la condensa e si libera l'acqua, quindi dobbiamo mettere, raffreddare il più rapidamente possibile, in congelatore 5 minuti e la crema pasticcera è fatta per farcire mousse, torte o quello che si voglia. Allora, ti racconto che cosa mi è successo, perché io veramente sto pensando di fare una rubrica sugli errori più comuni in cucina e in pasticceria. Avevo il Covid, mi sono data la pazza gioia, grazie a Dio sono stata bene e quindi ho cucinato tante cose. Ho fatto le zeppole, che sì, sono uscite anche bene, ma ho dovuto rimediare ad un grande errore, perché ho fatto la crema pasticcera ed era uscita una vera delizia. Poi che cosa ho fatto? Sì. Ho messo la pellicola sopra, non a contatto, si è creata talmente tanta condensa che la crema è diventata liquida. Cioè l'acqua che è scolata ha fatto diventare questa crema, quindi insomma, morale della favola, ho dovuto rifarla da capo. Quindi adesso che mi hai detto che va a contatto, ma tutti gli alimenti, allora, perché un alimento... Quindi la stendiamo così, mettiamo proprio a contatto, sì, sì. 5 minuti in congelatore. Sì, 5 minuti in congelatore e comunque si raffredda, perché? Allora, nell'HACCP, cioè nel manuale dell'HACCP, quello che è importante, che cosa? Trovare... il punto critico dove comunque si possono contaminare quello che noi andiamo a realizzare, no? Un processo dal pomodoro, e facciamo qualunque essa sia la salsa che noi andiamo a realizzare, in questo caso una crema pasticcera o quant'altro, nel punto di cottura noi, tra virgolette, siamo tranquilli. Nel punto di raffreddamento è lì dove può essere contaminata. Ok. Ok? E se noi andiamo in tutto il processo di lavorazione, ovvio che dobbiamo sanificare, pulire, quindi abbattere la carica batterica che ci può essere, ma se noi mettiamo nella pellicola e non è a contatto con il cibo, praticamente si forma una condensa dalla parte calda, la parte fredda riesce fuori e quella condensa che cosa fa? Acqua libera, può andare a contaminare con i batteri che ci sono nell'aria o nelle mani, se non le abbiamo sanificate in maniera perfetta, ma sempre può rimanere qualche residuo, la crema si può rovinare in maniera molto veloce. Quindi dobbiamo essere attenti soprattutto alla lavorazione, che è essenziale in un ambiente sanificato, ma soprattutto non accorciare i tempi di raffreddamento del prodotto che noi andiamo a fare. La salsa col pomodoro è evidente ed è importantissimo riuscire a fare questo procedimento. Voilà, eccola qui la nostra crema al cioccolato debitamente impellicolata. Perfetto, qui ho dimenticato di dire, per chi volesse, insomma, può utilizzare un cioccolato monorigine, un 70%, che comunque dà sicuramente, a parte una struttura, ma a livello gustativo rimane proprio una percezione all'interno. Sì, un'intensità. Intensità maggiore di gusto. Rispetto alla crema pasticcera normale ci sono meno tuorli,
che comunque dà un sapore molto più intenso del cioccolato. E allora grazie al nostro Angelo. Grazie a te Jennifer. Grazie a tutti voi come sempre per averci seguito, per essere stati in nostra compagnia. Buon primo maggio a tutti voi. Ed ora vi lascio all'elenco degli ingredienti per poter rifare questa deliziosa crema anche a casa vostra. A domani. Ciao a tutti. Thank you.